Signore e signori, buonasera. La Chorale Les Rois du Glacier è nata nel novembre del 2002 e il suo nome evoca le comunità che si sono stanziate lungo la Val d'Ayas, che trae vita dal ghiacciaio del Monte Rosa. Uno degli obiettivi del gruppo è la valorizzazione della tradizione corale del territorio. Una parte del repertorio, pertanto, si sviluppa intorno ai canti arcaici, dalle antiche ballate e canzoni raccolte in Val d'Ayas e ai canti popolari e etnici di altre culture. Il canto di tradizione scandisce i vari momenti della vita di paese e dei giovani, talvolta narrando dei periodi difficili della guerra, con struggenti canti di addio. Nella chanson des conscrits, i coscritti della valle rispondono alla chiamata del re e con struggente malinconia danno l'addio alla casa, ai genitori, alla fidanzata. La versione che vi presentiamo è stata raccolta in Val d'Ayas nella primavera del 1983. Qui nous appelle le conscrit, nous faut partir. Conscrit, nous faut la gloria. Conscrit, nous faut In Rossignolin Sauvage, una ragazza affida le sue pene a un pettirosso. È stata lasciata dal fidanzato in partenza per il servizio militare. Il giovane sa che 7 anni sono lunghi e preferisce non sentirsi impegnato. Ma la ragazza lo raggiunge fino al campo militare, per poi però ripartirne profondamente ferita. La versione che vi presentiamo è stata rielaborata da Paolo Bon. Donnez-moi des nouvelles de mon amant nouveau, donnez-le.
Le parole di Josca La Rossa, che vi presentiamo ora, sono ispirate alla testimonianza di Giulio Bedeschi, medico e alpino, sopravvissuto alle campagne di Grecia e di Russia. Seconda guerra mondiale. Gli alpini non avevano fatto in tempo a tornare dalla Grecia, che l'anno dopo si trovarono in partenza per un altro fronte, a rinforzo di altre truppe del nostro esercito, già su quel fronte dal 1941. Questo canto richiama la classica melodia russa, quella che al suono della balalaica invita alle movimentate danze popolari di quel paese. Questa volta i protagonisti della danza sono gli alpini delle divisioni cuneense, tridentina e iulia. Alpini che la storia vede impegnati in una guerra insensata, come sono tutte le guerre, finita in tragedia. Gli alpini, anche se nemici ed invasori, si comportarono umanamente con la popolazione civile. Il testo racconta una storia, certamente inventata, divenuta poesia, senz'altro ispirata al racconto di qualche reduce. E appunto perché poesia, o meglio musica poetica, riesce a focalizzare la gioia e il dolore, l'amore e l'odio, il perdono e la vendetta, la vita e la morte. Ma la vera protagonista di questo canto è la donna russa, impersonata dalla ragazza Josca, che ha compassione di questi uomini lontani migliaia di chilometri dalle loro case, uomini che nel momento del bisogno non possono avere vicino le loro donne, la mamma, la moglie, le sorelle e l'amorosa. Tra le varie interpretazioni della figura di Josca, noi abbiamo scelto questa. Josca si sostituisce a queste donne per alleviare la malinconia, la solitudine e il dolore degli alpini. E alla fine sarà ancora Josca a dar loro pietosa sepoltura nella fredda terra russa. La musica è di Bepi De Marzi, noi eseguiremo la versione arrangiata dal maestro Malatesta. Thank you.
dura, oh, Josca, 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 salta la mura. Bésame mucho è il titolo di una canzone scritta nel 1940 dalla messicana Consuelo Velázquez, prima del suo 24esimo compleanno. Secondo la stessa Consuelo Velázquez, la canzone fu composta prima ancora che lei desse il primo bacio. Rapidamente divenne una delle canzoni più popolari del XX secolo. Emilio Tuero, cantante messicano, fu il primo ad inciderla. La sensualità della melodia e del ritmo, tipicamente sudamericano, hanno conquistato molte persone in tutto il mondo. Fu riconosciuta nel 1999 come la canzone in lingua spagnola più cantata e registrata e forse la più tradotta in altre lingue. Vi presentiamo la versione arrangiata da José Galván.
Ay, bésame, bésame mucho.